sbagliato, ti sono perso. Vai. Se tu vai a vedere dove ci sono guadagnati di comunque le classi sociali, quindi praticamente la gente ha un livello culturale medio basso e che ha fatto molte volte un voto di protesta a quello che dicevano questi altri qua, senza sapere né il reddito di cittadinanza né altro. Io personalmente, avendo fatto rappresentanti di vista in un seggio, mi sono seguito che a parte il messaggio che era gente votava proprio per non votare i due partiti che erano poi PD o Ernesto, ma infatti il messaggio di Gaetano è chiaro su questo, perché in effetti è condivisibile su questa linea, cioè che praticamente noi dobbiamo coinvolgere le persone a fare qualcosa e a fare in modo tale che interagiscono chiaramente sull'informazione e incominciare praticamente a studiare tutti quanti sulle problematiche. Poi sarà questo un progetto di lungo respiro, non è una cosa che si ottiene dall'oggi al domani. Una volta chiarito però questo, un attimo, riprendiamo gli interventi. Antonio voleva intervenire un attimo, vai Antonio. Allora, la tua precisazione, quella che volevo dire, l'esperienza, non giri la coppa, stiamo parlando seriamente. L'esperienza quella là della comunità che ha avuto, diciamo, per quanto riguarda anche per l'assemblea, sì. Per l'assemblea è stata proprio bellissima. Ma come anche succedeva per la raccolta degli oli esami, sì, quando facevamo 2 anni di effetto. Quella che mille statistiche. Ernesto, diciamo, non avrebbe consapevolezza, no? Per i numeri è così. Quando poi ci vai a... grazie, prendono la consapevolezza e partecipano, perché poi non riesausto. Grazie. Vedo, ci sono la stessa sera. C'era una signora che sentiva che scese con già che voce a c'era un avvocato, un ambientalista o una vegana, ma è una signora che sicuramente si mangia sicuramente non era neanche ambientalista. Quello era, è stato il primo atto di contaminazione, però, sano. Però la signora aveva capito il messaggio e inizia a riciclare l'olio esatto, ce lo veniva a portare, se lo conservava a casa, che la signora già. La stessa cosa è successa con la malattia, e la stessa cosa è successa con l'esperienza che io ho conosciuto, l'esperienza che io ho conosciuto, se si è anche velocizzata, perché abbiamo avuto la fortuna, la capacità di creare dei rapporti. Cioè, se noi stavamo chiusi in queste nostre riunioni, noi dovessimo a farci le pippe. Passa la voce, un ragazzo che abitava a Maiozzola, che per fortuna, per caso, con i segni del destino, faceva l'artista, dove doveva partire per l'Australia e voleva creare un evento, no, prima che partisse. Caso ha voluto, lui ha velocizzato tutto, se memorizza. Uè, Giorgina! Mi devi scusare, sei io, vengo. Sto girando da una situazione, mi sei girato. Giorgia! Giorgina, vieni qua, dammi un bacio. E saremmo ancora oggi, cioè, a parlare di fare, cioè, il murale, cosa fare, cioè, fuori c'è tutto. Ciao Giorgia. Bene. Ma infatti. Ciao Paola. Ciao. Ciao. Ciao Paola. Allora, tu ti colleghi materialmente a quello che ha espresso, diciamo, Gaetano, quindi la differenza tra consenso e partecipazione è netto. Sedete. Tu hai fatto parte. Prendetevi le sedie e sedete. Hai fatto parte. Non vogliamo il consenso. E questo è consenso. D'altronde, diciamo, questo è stato un esempio concreto.
meno. Per esempio, Andò, io per 30 anni. Caffè freddo? Per 30 anni. Ho cercato mio. Che non doveva buttare il sacchetto della spazzatura dal balcone. Ma che andava? Dopo vuoi dire qualcosa tu? La risposta che mi sono presa, per 30 anni. Vado a finire dire qualcosa tu? No, fortunatamente 3 anni fa ho deciso. Io la tua là? Giovanni? Come là? La signora aveva un pregiudizio su di te, quindi no, non su di me, ma su tutto il vicino, purtroppo, non deve per me. Qualsiasi cosa. Io onestamente non riesco a capire se voi vivete in una città che è Napoli o vivete in un'altra. Se vuoi ti porto all'amicizia, ti porto in certe zone malfamate, io faccio che ti faccio. Io mi hanno girato fino a Bogorra, allora ragazzi, voglio chiedere soltanto una cosa. Non pensate che tu a Napoli. Voglio soltanto. Ciao Pietro, ciao Andrea. Allora, aspetta. Allora ragazzi, stabiliamo una cosa. Esauriamo un attimo gli interventi tra di noi e ci diamo al dibattito, sì. O vogliamo prenotarci per dire qualche cosa? Ciao Pietro, ciao carissimo, ciao Andre. Vabbè, io allora Gianni non ha diciamo nulla da dover aggiungere. Alfonso altrettanto, poi dopo mi manca praticamente Giorgio, Paolo, Vittorio, sta pure Vittorio, domanda pure a Vittorio. Vittorio, vuoi intervenire? Laura dici no, Laura io però ragazzi un po' di silenzio, attenzione Laura tieni 3 minuti è veramente tutto quello che avete detto mi sembra giusto sacrosanto. Trovo anche molto giusto la critica, il concetto della critica costruttiva che ci deve essere sempre. Trovo anche molto giusto il problema che ha alzato l'ingegnere, perché effettivamente però questo è un problema che si trova tutti i giorni a Napoli, purtroppo. Nell'ambito del nostro movimento dobbiamo probabilmente lavorare anche su questo, prima di tutto ci dobbiamo fare tanta pazienza e dobbiamo fare in modo di preparare il cuore di scendere le casette in ogni momento. E nello stesso tempo la vera vittoria, consapevole che la vera vittoria è proprio quella, nel momento in cui uno riesce a sensibilizzare persone che non sono nate nel nostro ambiente, non hanno studiato le cose del genere, questo è l'impegno qua a Napoli di cose del genere. All'angolo. Adesso appunto volevo sapere che cos'era, se qualcuno poteva rispondermi, che cos'è questa RC Auto, perché non ho capito bene che cosa significa questa RC Auto, qualcuno si può ordinare, ragazzi. Hanno fatto una proposta per non pagare più il... Noi paghiamo un tetto alto, molto alto, capito Laura? E quindi praticamente noi abbiamo chiesto... Se c'è ancora un minuto voglio dire che io proprio personalmente il mio problema è questo. Cioè io ho scoperto che c'è un movimento che si chiama Emo Basta, che in realtà con la scusa che ci sono altre le assicurazioni, sono tutte combriccole di false nelle istituzioni, false ambulanze, non lo so, tipo false infermieri, false stanno all'interno delle istituzioni dei carabinieri, ma cioè che loro c'è una combriccola e fanno le truffe, ma Trisce non c'era inferiore dove mi è stata fatta. Poi a Napoli ho avuto altre problematiche, quello fa mio aprire in pazza, ma io ho tutte le prove, solo che ho paura di essere poi accusata di diffida o cose del genere, però siccome ho le prove vorrei sapere a chi rivolgermi e cose del genere. Comunque ci sono questa cosa delle truffe che è quasi un'istituzione a Napoli, delle truffe automobilistiche, per cui mi piacerebbe fare un sito internet in cui chi ha avuto, la truffa possa dire come è successo, cioè un luogo in cui anche se tu hai avuto questa truffa e non hai dovuto pagare, comunque tu devi dire la verità, dove è successo, come è successo e tutto quanto, cioè sì, così, perché tanti l'abbiamo avuto e non abbiamo mai potuto dimostrare. Facciamoci un conto, tanto per far aprire gli occhi a Laura. Laura, Napoli è una città dove non ci stanno industrie, non ci stanno terziari più. L'unica grossa azienda chiusa, Napoli siamo andati, lo sappiamo tutti, non ci mettiamo a cagare. Turismo. Ma qua con su, non paga molto, non paga coppia, non paga coppia, è sull'assistenzialismo, false pensioni, non lo pensavo. E ti dico solo una cosa, la piccola Napoli. Voi conoscete chi era la piccola Napoli? Sapete la storia della piccola Napoli? Vi informo io chi era la piccola Napoli. La piccola Napoli era Sassari. Sassari dove
un governo, non mi fate dire quale governo, si è messo in testa di combattere le false pensioni, il contrabbando di cocaina. Togliendo dalla città, come Sassari, il 20% di delinquenza a Sassari è sceso al punto della storia di Comune. Se a Napoli tu vivi 60 gradi, vivi un pacci di cocaina, vivi un contrabbando di sigarette, ci vogliamo tutto quanto ai nostri. Te lo dico proprio parlare. Infatti mi faccio un anno, No, ma non sto scherzando, cioè, Napoli... Col tempo le cose, appunto, come le persone ci vengono risposte a noi, anche probabilmente noi rimaniamo candidi come colombe e come serpenti pure attenti. Può essere che ne avremo delle sorprese. Comunque questo è Napoli, molto triste. Cioè, ti voglio solamente dire una cosa. Napoli servono 350 milioni di euro mensilmente tra stipendi e altro. Ne entrano ufficialmente solo 150, gli altri 200 dove entrano? Lo so io, lo sa il prefetto, lo sanno tutti i supermercati di magistrati, però nessuno fa niente. Sai perché? Perché se qualcuno si fa qualcosa, significa che dopo domattina, e lui è infermiere, lo sa benissimo, se loro se vogliono arrestare tutti i pusher lo possono fare, ma si trovano i pronti soccorsi pieni di tossicodipendenti che stanno in astinenza, e uno può andare. Allora noi è inutile che mattina a capo e cerchiamo di fare garantire. Napoli non lo fa, perché devi scendere a cui abbiamo il compromesso. Una volta è stato tentato di combattere lo smercio di asci, di cocaina, di cose, sono trovati i pronti soccorsi, ovviamente che lo abito, pieni di gente che stanno in nove e questo chi sta nella sanità te lo può dire. Però direi dobbiamo alzare un pochettino il livello della discussione. Cioè, è vero il discorso di Gaetano come è vero il discorso pragmatico di Ernesto. Luigino! Come è vero il discorso pragmatico di Ernesto. Cioè, Napoli, ma in genere tutto il Meridione è una città difficile da guardare. No, è una città le cose reali, non so. Però una visione politica per il futuro bisogna pure averla. C'è una speranza, la politica è visione, è speranza. Cioè noi non ci possiamo arrendere. Ecco, dove non mi trovo diciamo di condividere il tuo ragionamento, pur essendo pragmatico, è sulla speranza, sulla visione di un futuro diverso. È proprio sulla visione di un futuro diverso che noi ci dobbiamo battere, perché noi siamo altro. Allora, quello che diceva Antonio Cicconi è sacrosanto. Però dobbiamo conoscere la realtà. Io che ho fatto tutte e due iniziative, sia di Qualificat, il volantinaggio per il Qualificat, sia quella là per la Fuga Caprile, per l'assemblea pubblica di quartiere nella villa comunale. Ci siamo sporcati le mani, letteralmente siamo andati a casa di famiglie che buttavano i sacchetti dal terrazzo. Cioè, quella tipologia di nessuno. Purtroppo, se noi vogliamo, ecco qua, la partecipazione di queste persone, come diceva Gaetano, e poi successivamente anche il consenso di queste persone, noi dobbiamo dargli l'esempio, perché queste persone oramai sono disingannate da una politica che oramai ha promesso per tanti anni senza più mantenere. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere pragmatici, dobbiamo dare l'esempio, sporcarci le mani e far partecipare, coinvolgere queste persone, perché poi queste persone sono le stesse che all'interno della famiglia vendono la droga, ma hanno un figlio tossicodipendente, sono le stesse persone che buttano il sacchetto, però poi dopo stanno nei passi dove ci sono le platte e i topi. Quindi automaticamente avvertono delle problematiche pur essendone autori, altri. Allora noi però, io ho visto che in termini di consenso, perché fondamentalmente quello che dici tu a Napoli, è ragione che Napoli è una città dove si deve usare il bastone e la carota, però tu prima devi dare delle cose per poi pretendere delle altre. Cioè tu non puoi usare il bastone se non inizi prima la carota. Se tu non dai diritti ai cittadini, il diritto di cittadinanza ed altre situazioni del genere, non puoi togliere una forma di assistenzialismo parassitario come quello delle trastole assicurative. Allora automaticamente uno deve avere una visione e non si può fare una cosa senza farne un'altra. Allora quello che dico io, l'assemblea di quartiere ha funzionato anche in termini di consenso, come dicevi tu. Allora noi dobbiamo scendere di partecipare fondamentalmente in termini di partecipazione. Allora noi dobbiamo scendere
individuare, io andrei oltre, dopo io direi estendiamo l'assemblea di quartiere sistematicamente in tutti i quartieri di Napoli in maniera itinerante, perché alla fine i problemi di Napoli sono sempre gli stessi. Allora, noi abbiamo, ecco qua, vegetazione, alberi, è un'incuria del giardinaggio. Sappiamo quanti giardinieri ci sono a Napoli, sappiamo quante persone effettivamente ogni giorno scendono e vanno a fare il loro lavoro, oppure mettono la firma e se ne vanno. Allora, incominciamo da queste cose qua e poi dopo, man mano, allora individuiamo l'argomento come quello che può essere del depuratore. Io l'ho buttato da là. Dopodiché incominciamo a capire, perché è paradossale che un'azienda, quando l'ho saputo stamattina, un'azienda per 30 anni vinca la gara di concorso. Come paradossale? È normale. E non è, per me non è normale. Allora, se io voglio cambiare la realtà, io non posso dire che sia una cosa normale, come che sia una cosa paradossale. Allora dobbiamo incominciare a individuare il problema, fare un'assemblea di quartiere, sensibilizzare e far partecipare le persone. La normalità per poi, che abbiamo avuto per 30 anni. Allora, noi dobbiamo incominciare man mano, perché come dici tu, mi rendo conto che il tuo è un disagio di una persona per bene che è pragmatica, però purtroppo questo disagio noi non possiamo pretendere di cambiarlo dall'oggi a domani. Tempo! Dobbiamo andare piano piano. Abbiamo parlato di dibattito. Abbiamo parlato di dibattito perché abbiamo. Abbiamo terminato gli interventi, siamo sul dibattito. Va. Scusa Massimo. Solo una cosa, Massimo. Un'ora di ragionamento, perché poi ci stiamo. Scusami Massimo, ti ho interrotto. Non sapevo che avevamo finito gli interventi. No, allora, attenzione. Io ho fatto una precisazione. Però vorrei che voi collegaste le sinapsi, non vi pigliate collera. Io ho arrivato a un certo punto, ho chiesto, per lasciare lo spazio a parlare a tutti quanti, mi dite, vi prenotate? Ecco, voi avete detto, no, abbiamo terminato di parlare, ho detto lasciamo lo spazio al dibattito, voi mi avete dato l'adesione. Boh, fare dibattito significa che dobbiamo fare in modo tale che noi tutti ci autoregolamentiamo. Quindi, se poi volete io vi autoregolamento pure nel dibattito. Ok. No, facciamo con le prenotazioni. Luigi apposta, certe cose. Cioè, abbiamo risolto dei problemi. Momento, attenzione. Ci sono diverse in cantiere. Attenzione, Luigi. Attenzione. A me Luigi basta che mi alza la mano. Vabbè, prenoto. No, allora, io non sapevo, quindi. Abbiamo fatto nel frattempo una petizione, una raccolta prima alla Gaiola, dove bisogna risolvere un problema che è quello di ridare la costiera alla cittadinanza che vuole andare come al solito, come ha fatto con la sociale. Pubblica fruibilità. E la seconda cosa, l'assemblea di quartiere di ieri sera, che abbiamo fatto la raccolta firme che dovrà essere pure presentata per avere l'accesso agli atti. Beh, mi sarebbe piaciuto che fosse venuto pure Luca comunque a poterlo dire. E non lo sapevo, perché Luca ha dato adesione, quindi io non avevo chiaramente sobbarcato. Pensavo che tutti quanti, ma non posso esserci. Ok, perfetto. Sentiamo Luigi. Allora, Massimo, lasciano pochi spazi, ma Luigi è la Gaiola. Lei mi ha chiamato Luca. Voi intanto Giova, però aspira, se sentite. Una serie di impegni concatenati in cui non è semplice. Ieri mi ha chiamato Giulio, mi ha spiegato questa faccenda del depuratore della Gaiola. Io ho fatto un giro anche dalla sovrintendenza, l'UP tecnico, direttore dei lavori, e sono arrivato al responsabile amministrativo e al responsabile, al direttore generale della sovrintendenza di Roma. La direttore della sovrintendenza arcologica dipende dalla sezione di Roma, c'è un direttore generale che mi serve. Alla fine le opere del corso, sono praticamente finite, debbono tinteggiare e in pratica teoricamente, da quello che mi ha detto il pubblico, non ho motivo di dubitare, la prossima settimana le opere sono finite. Ho parlato con la persona che dovrebbe fare il collaudo, teoricamente la prossima settimana è finita, un atto di collaudo, è una procedura amministrativa che dura 6 mesi. Cioè, è prevista la legge, non è che non è così, cioè così è.
Questo significa che loro potrebbero teoricamente mettere in sicurezza, cioè giunte a fare in modo che da isolare solo l'edificio e fare accedere agli atti della sicurezza, che già si può accedere all'area nella misura di 100 persone per volta, così come prevista dal regolamento, perché quella è un'area che è una zona protetta nella quale non si possono entrare più di 100 persone alla volta. Per cui agli atti loro già risultano che questo è avviene. Da quello che mi ha detto Luca, questo non avviene nella realtà. No, parte non si può esiste il regolamento, prima dei lavori che si era. Appena iniziato gli atti, agli atti dell'appalto risulta che l'accesso ora esiste. Ah, comunque poteva essere. Sì, esatto. Agli atti invece, da quello che mi ha riferito Luca, invece l'accesso non può essere. Ho posseduto Luca mezz'ora fa, forse un'ora e mezza fa. Siamo rimasti che stasera ci sentivamo perché eventualmente si faceva un'azione direttamente da tutto per illustrare di questo fatto. Insomma, ha detto guardate, non voi non potete chiedere di poter entrare, io già so agli altri, io so che voi potete entrare. Possiamo avere questa risposta per iscritto? Non credo che te la dia per iscritto, perché se allora non ti spiego, se tu investi il meccanismo di procedura amministrativa passano 90 giorni, cioè io fai la risposta è Natale. Pensi che invece lo scopo è che li fai agenda subito. Allora, secondo me potrebbe essere più fattiva la condizione che si fa un incontro e si crea bonariamente una condizione risolutiva. D'accordo. Perché se restiamo la procedura amministrativa, faccio l'accesso, faccio la domanda. Agenda un bacio a mano. No, che la smala pure in felice, guarda la smala, la gente che deve andare a mare.